Il Museo Internazionale della Croce Rossa protagonista in questa puntata dei Gioielli sotto casa. Siamo a Castiglione delle Stiviere, paese in provincia di Mantova, a due passi da Desenzano del Garda. Bentrovati amici viaggiatori anche oggi alla scoperta e alla ricerca di quelli che sono i luoghi più belli vicino a casa nostra. Vi aspetto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Come abbiamo detto prima della sigla, protagonista di questa puntata è il Museo Internazionale della Croce Rossa. Ci troviamo a Castiglione delle Stiviere, siamo in provincia di Mantova, a pochissima distanza da Desenzano del Garda, da Brescia, dall'uscita autostradale appunto di Desenzano. Ho il piacere di avere qui al mio fianco Giuseppe Barrile, conservatore di questo museo. Innanzitutto vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta. È molto particolare, sono contento di avervi qui, ma soprattutto sono contento di poter parlare come conservatore di un museo dove conserviamo, pensate, oltre che straordinari oggetti, un'idea. In questo museo si conserva l'idea straordinaria della più grande organizzazione umanitaria al mondo, che è la Croce Rossa. Ma molti non sanno che in queste terre, all'indomani della battaglia di Solferino e San Martino, cioè il 24 giugno del 1859, un ignaro viaggiatore di nome Ceneri Dunà si impatta con una cosa terribile, non la battaglia come tutti potrebbero pensare, ma con i soccorsi, anzi con l'assenza dei soccorsi. E lui assiste a una cosa meravigliosa, vedete ce l'ho dietro, assiste alle donne di Castiglione, ma alle donne di tutto l'Alto Mantovano, ma lui vede quelle, vede qualcosa di straordinario, che rischiano la loro vita, perché pensate, quello che noi oggi diamo per scontato, cioè il soccorso, l'aiuto agli altri, era vietato per legge. Soccorrere il nemico era alto tradimento, quindi loro a rischio della loro vita decidono di soccorrere tutti in maniera indistinta. E Dunà rimane affascinato da questa idea, lo scrive, vedete dietro, io sono legatissimo a questa immagine, a una copia anastatica del suo manoscritto, dove proprio dice che le donne di Castiglione vagano senza alcuna distinzione di nazionalità, seguendo il suo esempio, l'esempio che Dunà dà a loro, nel soccorso indiscriminato. Nasce l'idea, un'idea che non c'era. Immaginate cosa straordinaria. Noi oggi viviamo in un contesto in cui diamo per scontato che essere soccorsi è un diritto, e una volta era un privilegio, ma un privilegio non dei ricchi, ma un privilegio di coloro i quali avevano la fortuna di essere soccorsi. Quest'uomo eccezionale, di cui io sono affascinato nell'idea, trasforma quello che prima era un privilegio in un diritto, pensate, per legge. Questa è la straordinarietà. Noi oggi abbiamo un diritto sancito addirittura nella nostra Costituzione, perché poi da là si apre un mondo nel diritto internazionale umanitario inarrestabile. Cosa troviamo in questo museo? In questo museo troviamo gli esiti di quello che fu l'idea, perché pensate, questo è il primo museo storico di Croce Rossa, cioè ne esistono soltanto due al mondo, ma questo è il più vecchio, che è stato aperto proprio in occasione della celebrazione dei 100 anni della battaglia, il 25 giugno del 1959, ad opera di un castiglionese d'adozione che si chiamava Enzo Boletti, che essendo stato
riportato in Italia, pensate, da un messaggio di Croce Rossa, scopre lui castiglionese che esisteva questa macchina enorme di umanità, e allora vuole rendere tributo a questa sua avventura straordinaria aprendo il Museo Internazionale di Croce Rossa, diventando sindaco di questo luogo e coinvolgendo la popolazione, perché questo è patrimonio di tutta la popolazione di Castiglione, di tutta la popolazione di Solferino, che ha contribuito a una sottoscrizione popolare all'acquisto di questo palazzo che è diventato sede ufficiale del Museo Internazionale di Croce Rossa. Iniziamo proprio la nostra visita. Questa è la prima sala, una sala molto importante perché naturalmente oltre a raccontare la geniale idea del fondatore, e ci sono anche dei simboli molto importanti. Sì, è una sala particolare perché è proprio, come dire, l'introduzione all'idea, no? Da una parte raccontiamo la battaglia, perché la battaglia di Solferino è elemento fondamentale. Vedete, la nascita della Croce Rossa è un'alchimia. Un'alchimia di elementi, da una parte l'eccezionalità devastante di una battaglia unica nella sua storia, in 14 ore di combattimento 100.000 morti e feriti, cioè significa due feriti e mezzo al secondo. Dall'altro un'idea eccezionale, quindi prima introduciamo l'idea, introduciamo il pietismo religioso lombardo-veneto, perché visto che la TV è cremonese non possiamo dimenticare che i soccorsi sono avvenuti in tutto Lombardo-Veneto, quindi anche Cremona ha avuto sul Po i suoi feriti che sono stati trasportati, ripeto, sulle chiatte, cioè tutti quanti hanno dovuto dare un aiuto, Brescia, e in questo luogo viene raccolta proprio questa idea, in questa sala viene dato merito ad esempio a quelli che sono stati gli esiti assolutamente della tipologia che veniva usata per soccorrere. Pensate, pochi medici, tantissime feriti, l'unica cosa che si poteva fare era amputare e lasciare morire, perché non c'era nessuno che potesse poi alleviare le sofferenze, se non queste donne, se non Don Barzizza, un curato che inizia a costruire l'idea dei soccorsi, ma è tutto un crescendo, e qui conserviamo questi esiti, gli esiti dei soccorsi, le barelle, la barella su cui è morto il generale Oscher, che era stato portato a Castiglione all'indomani della battaglia stessa, ma teniamo, e quello sicuramente è una cosa con cui abbiamo un grande legame affettivo, raccogliamo una lanterna col simbolo di Croce Rossa e un bracciale di neutralità, che sono stati utilizzati per la prima volta qualche anno dopo, quindi nel 1870 durante la battaglia di Sedan, ma è dove è il primo esempio reale della grande straordinarietà della novità, finalmente un emblema che porta neutralità e quindi soccorso. La Croce Rossa da sempre ha avuto dei simboli che rappresentano la neutralità. Sì, questo è un argomento estremamente importante. Con la sua nascita, con la conferenza internazionale nell'ottobre del 63, viene adottata la croce, che non ha alcun tipo di legame religioso, è solo ed esclusivamente un riconoscimento al paese ospitante, che era la Svizzera, invertendo i colori. Nel tempo ci sono stati creati dei cosiddetti emblemi sussidiari che non alterano il concetto di neutralità ma lo integrano, dando la possibilità anche ad altri che potevano non riconoscersi nel simbolo originario.
non è cambiato nulla, la protezione rimane inalterata, si dà più possibilità. Quindi esiste la mezzaluna, ma anche lì nessun valore religioso, considerate che non è legato all'Islam, anche se l'origine ovviamente è riconducibile a una impossibilità dell'adozione da alcuni paesi, per giungere poi adesso al cristallo rosso, che è un simbolo che crea, come si dice, quasi una tombalità, la possibilità di trovare una cornice per tutti gli altri, un contenitore. Qua siamo in una sala straordinaria che parla di chi la guerra purtroppo la subisce, cioè le donne e i bambini. Sono tantissime immagini, in bianco e nero, a colori, però hanno un filo conduttore unico. Non si vede la Croce Rossa, ma è sempre presente, grazie ai suoi 7 principi, di cui abbiamo l'enunciazione nella parete opposta. Quindi la protezione, un ombrello sempre presente, quasi nascosto, ma che garantisce quella neutralità e quell'umanità di cui tutti purtroppo abbiamo sempre bisogno. Parliamo ora di due campagne molto importanti per quanto riguarda la Croce Rossa. Sì, questa è una sala straordinaria perché già da 10 anni si collabora con un'associazione che si chiama Man Action e abbiamo dato vita a una zona dove ci sono delle riproduzioni di mine e materiale inerte per dare l'idea di che cosa sia l'azione indiscriminata nella guerra. Qui parliamo di diritto internazionale, qui parliamo di diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, qui parliamo di campagne per lo sminamento, cioè introduciamo soprattutto un percorso davanti a quello che è il diritto. Il diritto che purtroppo si basa su uno dei pilastri fondamentali che è l'elemento discriminante. Purtroppo la mina non è così e non essendo così dovrebbe essere messa al bando, non ce l'abbiamo fatta e allora abbiamo deciso di compensare con un'altra campagna condotta da Alberto Cairo a Kabul, aprendo il più grosso centro riabilitativo post-traumatico. In questa sala descriviamo la grande opera che la Croce Rossa svolge senza entrare nel conflitto, cioè come dire, soccorriamo tutti. Tutte le etnie trovano in questo centro la possibilità di riavere una nuova vita, di rientrare nel circuito del lavoro, perché essere reietti della società è un grande problema. La dignità del lavoro passa anche dalla dignità del corpo e quindi un lavoro molto molto complesso che ormai da decenni Alberto Cairo, che tra l'altro è un italiano, che lavora per il conto del Comitato Internazionale a Kabul e ridà speranza, no? Questa è una cosa bellissima, la Croce Rossa è un veicolo di speranza, e speranza in tutti i sensi. Pensate che questa attività che viene svolta anche in un meccanismo di microcredito per la reintroduzione nel mercato del lavoro e quindi ridare dignità e completare il ciclo. La cosa interessante e bella che in un museo come questo, che vuole un po' raccontare la storia della Croce Rossa, si riescono a fare anche dei momenti di grande riflessione, specialmente per i ragazzi, gli studenti che vengono a visitare questo museo. Grazie Piero, questa è una cosa molto importante. Questa sala noi la dedichiamo proprio a questo. Questa non è una sala didattica, è un laboratorio in cui riusciamo a parlare di diritto internazionale, una cosa da tempo dimenticata, magari nessuno sa che cos'è il diritto internazionale applicabile ai conflitti armati, dove i ragazzi riescono a
fermarsi e riflettere, ma anche gli adulti. Organizziamo convegni, momenti di approfondimento, dove il tema è sempre lo stesso. Quindi è un luogo sì di storia, ma di una storia che è permanentemente presente. Cioè la mission di Croce Rossa, la tutela della vulnerabilità umana, che nasce proprio nel cambiare la mentalità per salvare vite. Questo è uno slogan: cambiare la mentalità che ha cambiato di una, trasformando quello che era prima in un privilegio in un diritto. E noi facciamo la stessa cosa, ne siamo gli eredi. Ed è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo sempre qui da Castiglione delle Stiviere per continuare la scoperta del Museo Internazionale della Croce Rossa. Tra poco vi aspetto. Il Museo Internazionale della Croce Rossa, che si trova a Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, vicinissimo a Desenzano del Garda, protagonista di questa puntata dei Gioielli sotto casa. Sono qui sempre con Giuseppe Barrile, conservatore di questo museo. Qui vogliamo raccontare i primi anni 30 del secolo scorso. Sì, questa è l'ultima annata probabilmente dal punto di vista dell'allestimento. Abbiamo voluto fare uno sforzo per poter mettere in evidenza una parte di quello che avevamo relativamente alla prima guerra mondiale e ai primi anni 30. Abbiamo voluto puntare l'accento su un aspetto importante, perché della prima guerra mondiale se ne è parlato tanto, ma la prima guerra mondiale ha avuto anche un grande significato di emancipazione, di cambiamento radicale. Abbiamo voluto mettere insieme la guerra con il dopoguerra, quindi i primi anni 30, perché tutte le donne, infatti l'abbiamo dedicato in modo particolare alle donne, alle numerose infermiere volontarie che partirono assieme ai soldati per alleviarne le sofferenze, quando tornarono erano tornate cambiate. Non era più possibile riprendere quella vita normale, anche perché erano donne di buona famiglia, persone che avevano vissuto probabilmente situazioni quasi ovattate, invece la guerra le aveva catapultate in un mondo completamente diverso. Allora si dedicano in tempo di pace a una grande campagna di igiene pubblica e prevenzione sanitaria. È la grande novità. Cioè, pensate, io sono particolarmente legato a questi manifesti perché ce ne sono alcuni veramente che sono patrimonio, secondo me, ormai della nostra cultura, e che, pensate, 70-80 anni fa non lo erano, no? Immaginate, siete poveri ma potete lavarvi, cioè vanno ad insegnare a lavarsi, cioè quello che per noi oggi è normale. È esattamente la stessa cosa di Dunà, trasformare quello che è un'idea in qualcosa di completamente concreto. Le prime lezioni di igiene, ma anche le prime lezioni di primo soccorso, cioè come fare piccoli interventi sanitari. Questo è un pezzo di storia sociale, oltre che sanitario. Questo veramente è un condensato di quello che è stato l'esito della guerra, e quindi i ferri chirurgici e quindi l'intervento sul campo, ma quello che è stato poi un ridisegnarsi in maniera civile quando poi si è tornati a casa, non più uguali a prima, ma con la stessa voglia di aiutare gli altri, con la stessa umanità che è il leitmotiv, la mission di Croce Rossa.
non possiamo escludere in un museo ovviamente la parte dei mezzi storici, ma qui è un inganno, perché questi due mezzi sono tra l'altro sicuramente uno dei nostri maggiori patrimoni. Ingannano perché una sembra più nuova dell'altra ed è esattamente il contrario. Quella a cui sono in questo momento vicino è la Fiat 521 del 1930, che cambia, pensate, la storia del soccorso, perché è il primo mezzo che la Fiat realizza come mezzo di soccorso ed è il primo col nuovo codice della strada, per cui con la guida come ce l'abbiamo noi oggi. Mentre questa è la Fiat 507, questa è ancora funzionante, ma è del 1929, sempre in miglior stato di conservazione, è stata da poco restaurata e funzionante, ma questa è ancora alla guida del vecchio codice della strada, quindi la guida a sinistra. E questo è veramente un patrimonio importante di questo museo, vengono molti a guardarle, a studiarle, ce le chiedono anche per film storici, ma la vera differenza fra le due è che la seconda, pensate, più vecchia, usa il sistema della cosiddetta cellula sanitaria, che è il sistema moderno, cioè le nostre ambulanze oggi vengono realizzate così, viene comprato uno chassis su cui poi degli allestitori realizzano le ambulanze a misura, e questo aveva già intuito questo tipo di meccanismo. È una straordinarietà, è un pezzo unico, siamo legatissimi, la teniamo, ma anche questo è un pezzo unico, pensate, una slitta di soccorso della Croce Rossa Polacca donata da un signore castiglionese assieme ad altri pezzi di grande pregio, e questa fa anche parte della storia. Se quella era una storia gommata, questa è una storia di neve. Io, che purtroppo sono un po' immaginifico, mi immagino nelle steppe polacche a 40 gradi sotto zero questa slitta trainata da cavalli con i grossi zoccoli che non portano il ferito, ma portano il soccorritore che va a visitare con umanità, sempre il famoso leitmotiv della Croce Rossa, ogni singolo abitante, anche nel posto più sperduto. Ovunque sventoli una bandiera di Croce Rossa, così diceva un delegato internazionale, ogni anelito di sofferenza trova sicura risposta, e questi ne sono esempi concreti. Abbiamo parlato di mezzi di soccorso, qui possiamo dire facciamo ancora un salto ancora più indietro. Sì, qui siamo negli antesignani dei mezzi di soccorso, questo è il nostro Sancta Sanctorum, no? Immaginate, qui teniamo la cosa più preziosa, è la più grossa collezione d'Europa di lettighe da soccorso, pensate, il termine lettiga, no? Che poi dà il nome ad autolettiga, no? Per le nostre moderne ambulanze. Qua abbiamo una collezione di lettighe ippotrainate e trainate a mano, sono proprio l'origine del soccorso, cioè era la modalità con cui la gente prestava l'aiuto, e qui abbiamo vari tipi, abbiamo avuto la fortuna di avere dei donatori che hanno contribuito al loro restauro, perché ovviamente sono pezzi di altissimo pregio e valore, e sono tutte da scoprire, non ve le posso descrivere così, vanno viste, vanno scoperte nei loro segreti, nella loro evoluzione, che è la stessa evoluzione della nostra società, perché le strade cambiavano e quindi cambiavano i mezzi di soccorso, ma cambiavano le modalità, e quindi da ippotrainate diventavano un po' a mano diventavano con i carrellini. È proprio il nostro più grande segreto, ma hanno tutte lo stesso leitmotiv, questa umanità, che è sempre un sentimento che ci viene da dentro e che siamo sempre disposti a rispondere a questa chiamata, che Dio ne ha condensato poi nella più grande idea di soccorso del mondo, cioè la Croce Rossa. Thank you.
Per chiudere questa puntata siamo ritornati all'ingresso di questo museo per un motivo molto particolare. Sì, siamo accanto alla bacheca dove conserviamo varie copie del souvenir de Solferino, il libro scritto da Dunant da cui trae origine tutta l'idea, ma ne abbiamo una copia particolare, quella che proprio ha fatto stampare Dunant dalla tipografia FIC nel 1862. Pensate, le prime 400 copie stampate a spese proprie e regalate ai governanti, regalate alla gente che contava, e noi ne abbiamo proprio una di quelle copie, che si differenzia da tutte le altre perché ha in bella mostra scritto non destinato alla vendita. Questa è una particolarità di cui siamo particolarmente fieri e orgogliosi. Le copie successive hanno poi tralasciato questa dicitura. E questo è il nostro maggior patrimonio. Parliamo un attimo del museo. Abbiamo letto un museo internazionale, moltissimi visitatori. Diamo anche delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori, sito internet, apertura e quant'altro. Noi vi aspettiamo sempre, siamo sempre aperti, non ci riposiamo mai tranne il lunedì, tutto l'anno il lunedì siamo a casa o facciamo altro. Siamo aperti dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 17 o dalle 15 alle 18, secondo se siamo mesi estivi o invernali. E il nostro sito internet dove potete trovare tutte le informazioni è www.micr.it, Milano Imola come Roma, l'acronimo di Museo Internazionale Croce Rossa. Se avete bisogno sapete dove trovarci, trovate anche la nostra mail e saremo felici di avervi qui e di potervi raccontare ancora più nei dettagli questa idea straordinaria che prima non c'era. Io do un consiglio anche, andate su qualsiasi motore di ricerca e digitate Museo Internazionale della Croce Rossa Castiglione delle Stiviere e trovate sicuramente tutte le coordinate. Grazie mille per questa visita meravigliosa, grazie a tutti quanti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Voglio ricordarvi, stiamo aspettando dei suggerimenti per le prossime mete dei gioielli sotto casa perché stiamo registrando le nuove puntate, quindi mandateci una mail a gioiellisottocasa@cremona1.it. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento con noi alla prossima puntata, stessa rete, stessa ora, e come di consueto, viaggiate assieme a noi. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.